Cari amiche, oggi vi porto nel magico mondo delle regine e delle principesse. Sono sempre con Claudia Rabellino Becce, che saluto, Ciao a tutte, benvenute. con Florinda Clevise Buonasera a tutte. e la nostra fantastica ospite che ci porterà per mano nel mondo reale è Marina Minelli. Buongiorno Marina. Buongiorno a tutti. Marina è una giornalista, è un'autrice, ma è una delle più grandi esperte italiane di altezze reali, soprattutto delle dinastie europee. E grazie a lei faremo un tuffo nel meraviglioso mondo dei reali europei. Claudia, la prima domanda per Marina. Marina, tu racconti la storia delle dinastie reali anche attraverso la storia dei gioielli. Allora, oggi mi piacerebbe che ci raccontassi la storia di una tiara legata alla famiglia reale britannica. È una tiara che abbiamo visto indossata a Lady Diana e poi più recentemente a Kate Middleton. Sto parlando di quella con le perle pendenti, tra i diamanti che formano dei nodi d'amore. Ce la racconti? Sì, è una delle tiare più belle che noi nell'immaginario, nella nostra idea, è collegata a Diana, anche perché Diana l'ha indossata durante il famoso viaggio in Italia del 1985, quando è stata invitata alla Scala con il principe Carlo, che sapete è un grande appassionato di musica lirica, e quando arrivarono a Milano, ospiti della città, venne organizzata questa serata alla Scala e andò in scena Turandot e Diana si presentò alla Scala vestita da principessa, naturalmente, come non era una serata di gala in senso, diciamo, ufficiale, però tutti aspettavano questa giovane principessa con il diadema, l'abito da sera, e lei non delude le aspettative, infatti indossa questo diadema molto romantico, molto bello, con le perle, che quindi si è legato subito alla sua immagine. Lei poi l'ha portato anche successivamente in molte altre occasioni, alternandolo con l'altro diadema che lei possedeva, che era la Spencer Tiara, quella sua di famiglia. Però, anche se molte volte si legge che è stato il diadema che lei preferiva, in realtà non lo era, perché è un diadema abbastanza pesante e ingombrante. Quindi lo portava semplicemente perché quello aveva a disposizione, che insomma, comunque a noi ci andrebbe bene, no? Lo Ho stesso. letto che non amava il fatto che le perle fossero pendenti e quindi si muovessero molto, vero? Sì, era anche. È un diadema comunque proprio strutturalmente abbastanza pesante perché è formato da. Insomma, ha una struttura pesante, quindi non è, diciamo, così facile da portare, da indossare. Ed è un diadema appunto che noi colleghiamo a Lady Diana, ma in realtà viene dalla nonna della regina Elisabetta, la regina Mary, che era una grande appassionata di gioielli, diamanti. Lei aveva una grande passione per i diamanti e per le perle, che insomma noi la capiamo, no? Perché Io sono perfettamente d'accordo con lei. vero? Sì. E lei aveva questa grande passione per i diamanti e le perle, e a un certo punto della sua vita, nonostante avesse una quantità piuttosto importante già di diademi di varie forme e dimensioni, decide che si vuole far rifare un diadema che lei aveva visto da ragazzina indossare prima alla nonna e poi alla zia. Questo diadema poi viene ereditato dalla zia che si sposa con un principe tedesco. Lei quindi rimane sempre il sogno di questo diadema, di questo Lover Knot, che era una forma, diciamo, un modello molto in uso all'epoca. Era aveva uno stile vagamente neogotico con questi nodi che assomigliano a dei disegni di origine celtica. Insomma, quindi questo diadema di prima metà dell'Ottocento, lei lo sogna per tutta la vita. A un certo punto riesce a mettere insieme perle e brillanti, perché Mary era una grande riciclatrice, riciclava moltissimo, smontava, rimontava, faceva cambiare, faceva rimodernare. Quindi a un certo punto fa smontare un po' di cosine che aveva, le consegna tutto. Le pietre a Garrard, che è il gioielliere, famoso gioielliere inglese, fornitore della corona, e gli chiede un diadema identico a quello della zia, che lei poi porterà praticamente
fino alla morte, fino al 1953. Nel 1953 lo eredita Elisabetta, che è da poco regina. Lo eredita e lo indossa nei suoi primi anni da sovrana, per non tantissimi anni. Lo porta, per esempio, in una foto famosa che viene fatta quando lei va a cena al 10 Downing Street, l'ultima cena, insomma, l'ultima serata di gala ufficiale con Winston Churchill, che stava per lasciare l'incarico di primo ministro. Quindi c'è questa scena di Churchill e la moglie Clementine che accolgono la regina e il principe Filippo sulla soglia di Downing Street, e Elisabetta porta questo diadema perché all'epoca a cena si andava vestiti da sera, quindi con un diadema. Quindi lo porta per qualche anno, poi questo diadema sparisce. Elisabetta comunque ne ha tanti altri, molto più imponenti, molto più, diciamo, regali. E questo gioiello riappare poi improvvisamente nel 1981 sulla testa di Lady Diana, che lo porta per la prima volta per la sua prima apertura ufficiale del Parlamento, cioè appena sposata, e da lì si lega indissolubilmente, come dicevo, all'immagine di Lady Diana, della principessa di Galles. Anche se l'ho visto indossato anche da Camilla, è possibile? No, è un quello lì, guarda, purtroppo è un sito che fa dei Photoshop, sono Photoshop, non è stata mai... Sì, non è stato mai indossato. Beh, meglio, perché sarebbe stato di cattivo gusto. Per Camilla sono state fatte infatti scelte diverse, cioè Camilla indossa tutti i diademi che non sono assolutamente legati ad altri personaggi, altre immagini. Lei ha portato la Delhi Durbar Tiara, che è un diadema sempre della regina Mary, e poi ha portato un altro diadema che è stato ereditato dalla famiglia reale, lasciato in eredità alla famiglia reale da una ricca signora inglese, Mrs. Greville, e quindi insomma sono diademi che sono sconnessi ad altri personaggi. Come avete percepito, la preparazione di Marina è una preparazione che vanta una ricerca. Lei è una storica, non è... È una passione, è una grande passione. Esatto, certo, la sua passione, infatti se leggete l'articolo che accompagna questo video, lei è un'altra di noi che si è reinventata seguendo la sua passione. Nasce come storica, è una giornalista, autrice, ma la sua passione sono sempre state le principesse e ha giustamente seguito l'amore e la sua passione. Florinda, tu c'hai un'altra cosa però che devi chiedere, vero Marina? Sì, verissimo. A tutte noi piace sentirci un po' principesse, regine, e in questo periodo, più che in ogni altro, abbiamo bisogno di darci una coccola. Ci puoi dare qualche consiglio sul rito del tè che ci può avvicinare un po' a questo mondo e spiegarci da dove deriva la storia, così ne sappiamo un po' di più? Allora, in realtà il rito del tè nasce proprio alla corte inglese, e nasce alla corte della regina Vittoria, alla metà, diciamo, intorno agli anni 40 dell'Ottocento. Quindi la regina Vittoria è appena sposata, una giovane donna appena sposata con questo suo amatissimo Alberto. A corte c'è un uso abbastanza... I pasti hanno orari molto precisi, la cena è molto tardi, cioè la colazione e la cena. La duchessa di Bedford, che è una delle dame di corte di Vittoria, diciamo che aveva problemi che gli veniva fame. E quindi a metà giornata, intorno alle 3:30-4, si fa servire uno spuntino nelle sue stanze. E lei spariva per andare a farsi lo spuntino. Questa sparizione viene notata... corte pettegola, la duchessa di Bedford è un personaggio un pochino sui generis perché lei stessa molto pettegola, molto intrigante, per cui viene commentato in maniera un po' così non piacevole. E quindi lei dice: no, io vado a fare uno spuntino. La regina Vittoria invita altre sue amiche, la regina Vittoria lo viene a sapere e vuole essere invitata anche lei. Tra l'altro c'era lo spuntino, quindi Vittoria è molto golosa, sempre molto golosa, gradisce molto questo. Insomma, l'abitudine nata a corte ovviamente viene subito copiata come oggi, quando c'è un rito inventato da qualche VIP. È vero. Da qualche personaggio importante, viene subito esportato prima a livelli alti, poi dopo piano piano si espande.
E quindi dalla corte piano piano diventa un'abitudine. Tra l'altro, contemporaneamente il tè, gli inglesi riescono a produrre il tè in India, quindi il tè viene, diciamo, avrà costi più bassi, cioè il tè era comunque diffuso in Inghilterra già ormai da un secolo e mezzo, ma con la produzione del tè indiano si abbassano i costi. Quindi, insomma, poi Vittoria e il marito sono due personaggi che io adesso userò un termine forse che non è adatto, però per farvi capire, sono dei trendsetter. Uh-huh. Cioè, sono una coppia che mette di moda un sacco di cose. Per esempio, insomma, lo sapete, l'abito, sì, l'abito sposa, sì, anche quello bianco, però l'albero di Natale. L'albero di Natale è un'invenzione, se la vogliamo chiamare, del principe Alberto, che decide di allestire un albero di Natale a Windsor, e quindi da lì diventa una cosa... tutto il mondo! Sì, che ci sembra assurdo pensare oggi una cosa del genere, cioè, ma quando, no, è sempre stato, no, non è sempre stato così, c'è stato questo inizio. E il tè è la stessa cosa. Ovviamente poi dopo da lì si diffonde ovunque. A corte però resta una grande tradizione, quella dell'afternoon tea. La regina Elisabetta è fedelissima al suo afternoon tea, che consuma intorno alle 4 del pomeriggio. Ecco l'orario, infatti ti volevo chiedere, sono le 4 del pomeriggio, no? L'orario lei prende un dergil, un Air Grey. Uh-huh. Con degli scones, dei sandwich che vengono fatti nelle cucine di Buckingham Palace, dove c'è una brigata di cucina molto molto brava. Adesso che siamo diventati tutti social, anche Buckingham Palace è diventato social, quindi se volete andare a cercare nel profilo, sia sulla pagina Facebook che nel profilo Instagram, pubblicherò anche le ricette, quindi okay. Ci andremo. Andremo sicuro. Le ricette di tutte le preparazioni, mi pare che hanno pubblicato anche un dolce delle piccole torte che avevano fatto per il compleanno della regina, quindi ecco, viene tutto prodotto lì, insomma. Che meraviglia! Starei ore a sentire Marina che parla con una naturalezza e una scioltezza di argomenti meravigliosi di grande conoscenza, anche perché sono conoscenze storiche queste, non solo di costume. Che si può... Beh, no, queste qui più costume, diciamo, la parte... Poi, vabbè, dopo c'è il discorso ovviamente di Garden Tea Party, che sono questo grande evento. Che cosa sono? I Garden Tea Party sono, anche questa è un'invenzione della regina Vittoria, sono delle feste in giardino. Quindi Vittoria, per invitare un gran numero di persone, invitava nei giardini di Buckingham Palace, che tra l'altro sono meravigliosi, cioè giardini per modo di dire, perché sono il più grande giardino, parco privato di Londra. E quindi lei invitava le persone dell'alta società. Poi man mano questa abitudine è cambiata. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono diventati diciamo un modo per ricevere la società in senso lato. Le persone, insomma, gli esponenti del volontariato, dell'esercito, della Chiesa d'Inghilterra, e si svolgono 3 volte l'anno a Londra e una in Scozia. Sono delle feste in giardino, anche queste documentate, se volete, su Instagram, se volete vedere le foto. Non sono cose da pochi intimi, perché vengono invitate 5-6 mila persone per volta. Sì, però c'è l'emozione di prendere il tè a Buckingham Palace. Quindi viene allestita una tenda con il buffet, con tutte le cose da mangiare, dolci e salate, il tè, partecipano sempre diversi membri della famiglia reale, la regina, il principe Filippo prima che andasse, diciamo, si ritirasse in pensione, il principe Carlo, Camilla, Meghan, se vi ricordate, ha partecipato a un Garden Tea Party 3 giorni dopo il matrimonio, fu buttata subito nella mischia. Subito. Per poi uscirne velocemente, peraltro. Allora, io avrei voluto essere al suo posto e invece niente. Lei invece era lì e se n'è andata.
tanto. Va bene, senti, io rimango sempre, come dicevo prima, affascinata dai racconti di Marina, quindi invito tutte le nostre amiche ad andare a guardare il suo profilo, ma soprattutto il suo blog, che è veramente un viaggio meraviglioso nelle dinastie reali, ma anche una mappa per seguire e per leggere e approfondire i gioielli, come abbiamo parlato prima, il rito del tè, come abbiamo detto dopo, ma anche i viaggi della regina, perché Marina poi ripercorre anche le tappe di alcuni dei personaggi più importanti della casa reale inglese, se non sbaglio, vero? Sì, sì, viaggi che si possono fare, tra l'altro, però, esatto, che sono possiamo fare perché quando li potremo fare, insomma, quando li potremo iniziare a viaggiare, ci sono luoghi che sono si possono visitare, sono aperti al pubblico, da parte Buckingham Palace e Windsor, ma ci sono anche moltissime altre residenze reali che sono aperte al pubblico, si possono visitare e sono veramente una full immersion nella vita della famiglia reale inglese, nelle tradizioni, nella... Che meraviglia! La campagna inglese, insomma, quindi... Ci fa sognare, veramente! Io quest'anno, tra l'altro, avevo in programma, secondo me non è proprio facilissimo da raggiungere, avevo in programma di andare a vedere il giardino del principe Carlo, Highgrove. Che è famoso questo... perché... È famoso perché è la filosofia, l'anima del principe Carlo tradotta in forma di giardino. Lui dalla fine degli anni 80, no, sì, dall'80 ha acquistato questa tenuta nei Cotswolds l'ha trasformata in un luogo dell'anima, nel senso che la parte della residenza dove poi è stato con Diana, con i figli, ma tutto il giardino è stato completamente rifatto secondo la sua filosofia di gardener inglese. Sapete che gli inglesi hanno questa grande passione per il giardinaggio, lui è molto appassionato, l'ha ereditato dalla nonna, dalla Queen Mum, ha ereditato questa passione e quindi in questo giardino ha ricreato tutta una serie di ambienti. È un giardino biodinamico, biologico, con un orto biologico, con tutta una serie di insomma, che meraviglia! Sì, si può visitare alcuni mesi l'anno, solo che, ecco, appunto... Io avevo il programma. Vabbè, sono rimandato. Speriamo. Quindi a tutte le amiche che vogliono leggere e sono curiose sulla vita reale, su tutte queste cose meravigliose, leggete assolutamente il blog Altezza Reale di Marina, il suo profilo Instagram, e seguite le sue storie in cui lei racconta con dei video gli argomenti più disparati che ovviamente riguardano la vita reale. I gioielli l'ho incontrata per questa, perché ho visto passare questa collana meravigliosa. Ho detto, ma chi è? E allora... Quella però non era inglese, tu hai visto lo zaffiro. No, infatti non era inglese. Però meritava anche quello. Assolutamente. Quindi, mamma mia. Quindi io vi saluto tutte quante, buona domenica, buon aperitivo, un bicchiere di vino, e grazie a tutte per essere state qui con noi. Grazie Marina.